Siamo... Attenzione! Io dico, siamo in quaresima, quasi campagna elettorale. Allora, se siamo qui per... C'è un po' di assessorismo... Prendi carta... Qualche suo... Prendi sedere! È già stato beccato. Scriviamo la missiva! Qualche suo collega è già al gabbio. Stia attento. A chi scriviamo? Te lo dico! Lasciami parlare! Abbiamo scritto a Obama, abbiamo scritto a Napolitano. Onorevolessa Garfagna Mara. No. Perché con tutti questi doppi... Sì, lo so. Volgarità. È un ministro. Premesso... È una ministra? Ministro. Premesso era un concesso che noi l'abbiamo sempre rispettata. Oh. Sia in quanto donna che in quanto gnocca. Che... Guardi, è una carica. Allora, tutto quello che diremo noi ci dissociamo. Allora è facile. Sia in forma scritta che per via orale. Ora, scrivi che lei capisce. Che non si dica mai che non si siamo qui. Che sia che a capo. A capo. Non si dica illustratissima. Illustratissima. Noi veniamo a lei con questa mia. Porgendole, punto. Ma non si capisce niente. Ma si capisce che... Porge. È una forma di punto. Rispettiva. Sì, dica il contenuto, cosa vuole? Vuole... Ha delle richieste da avanzare al ministro? Non siamo qui a fargli perdere del tempo. A lei. Perché sappiamo che ha un calendario piuttosto impegnativo. E quindi non è che ci possiamo largarci. Scrivi! No, in particolar modo nei mesi invernali che sono quelli più rigidi. Ma aspetta. Scrivi! Invernali. A me piace marzo. Ma vediamo il punto! Punto. Ci vuole caviglia che io. Tutte le cose che. Ma lei! Ho scritto, veniamo al. E poi ho fatto punto. Punto. Fa anche la virgola che. Ma lei. Garfagna. Lei. Lei nel senso di. Di Castero. Fammi esprimere il concetto, poi della migliacca! Pensa, uno che dice di Castiro. Perché sei così ignorante? Io ti guardo, mi viene il prolasso, mi viene, poi della mia. Di Castiro, è una donna, stirerà anche lei. Ho capito, è inutile che la ribadisci, dici delle cagatine una volta. Mi ha fatto ridere. Allora, dica, Castiro, lei, come... Ministra, che l'hanno messa in quella posizione. Scrivi! Bateca! È stata! È una domanda quisitativa! È una domanda! No, non devo dire una domanda! È stata una scelta oculata! Oculata? Oculata! Oculistica! Vieni qui! Buona della mia che scrivi in senso oculistico. No, ci sono, c'è il direttore di Canali 5 di casa lui. Ma lui è dica qualcosa. Dice che va bene. Ma te lo dici capire. Ok, va bene così. Dice che gli parla poi lui. Con la Q di culatello. Ribadiamo. Che siamo contrari. Siamo contrari. A tutte queste cose della pari... Perché le donne vogliono la parità sessuale? No, ma dove è la vigliacca? Perché... Come la donna? Non siamo pari, no? C'è una bella differenza fra tenere aperti il sacco e sbadinarci dentro. Sono due fatiche diverse, no? Proprio l'uomo. Vieni qui! Non abbiamo ancora finita! Vieni qui! Scemo! Suona che... Qui non c'è un direttore di sto cazzo di stabilimento che... Vi torna qui! Ma faccio... Allora. Cagini, faccio un po' di confusionismo così la gente... Sì. Dice, ma a casa, ma ho capito bene... Non ho capito di... Cos'è la storia del bandire? Allora... Tanto che fa quel cascone, non è che... Chi? Sì, ma la gente deve andare a casa, alla corriera, cerchiamo di arrivare... A un ragionamento... Stanno chiudendo Santoro e cose, allora. E lei le fa dire queste colline. Sì. Perché
perché la sinistra, oh, la sinistra, voi che dall'altra sponda, cioè non no, vale di là, avete tutte sto giro di pascerini, ma noi ci avete dati scarti, lo Russo, la Iervolino, la Bindi, la Bonino, papà, la Vignacca, come c'è, siamo ridati che, scusa, Fotolini, la più gnocca del nostro giro è l'usuria, che non, ma non no! Sai neanche come messa. Ma non dobbiamo fare, per non parlare, entrare in quelle delle sue colleghe, tipo la Entro Gelmini, che la Gelmini, ministra, un'altra di istruzione, la ministra, e quell'altra del turismo, la Brambilla Vittoria Michela. Lei dice, lei chi? Quell'altra, lei, la ministra del turismo, vuol fare una legge contro il turismo sessuale. Perché? Ah, giusto. Buonissimo, a noi il Romel ci vuoi mettere in ginocchio, si cacca la valigia, che risorse abbiamo? Anche per la poveretta adesso che... Concludendo! Oh. Ministra della pari opportunità! Oh. Allora, lei la sua opportunità l'ha avuta, adesso siamo pari. Basta, Paolo Cevoli! Hai fatto una confusione! E lastriche! Voi non ne avete un'idea! Cos'è? Lavorare con un imbecille così!